proposito di soldi, io ricordo che in passato, siccome lo stesso presidente Conte parla di richiesta di flessibilità all'Unione Europea, di permesso e di concessioni dell'Unione Europea, no, noi chiediamo di usare per gli italiani i soldi degli italiani. E faccio giusto due promemoria: nella crisi bancaria del 2008 la Germania usò 300 miliardi di euro per sostenere le proprie banche, 300 miliardi di euro, e più vicini a noi l'anno scorso Macron in Francia, per placare le proteste dei gilet gialli, spese 17 miliardi di euro in più del previsto. Ora io mi domando se la situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo in Italia non permette, anzi non impone alle istituzioni italiane, a chi governa in Italia, di usare per gli italiani, per assumere medici, per assumere infermieri, per costruire nuovi ospedali, i soldi degli italiani. Quindi la domanda che farà qualche giornalista: ma dove li prendete? I soldi sono già in Italia. Gli italiani ogni anno versano allo Stato circa 500 miliardi di euro di tasse. I soldi non li chiediamo ai finlandesi, ai francesi, ai portoghesi. Vogliamo usare per il bene degli italiani i soldi degli italiani. Sistemare strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie, usare questa occasione di crisi economica che c'è e ci sarà per l'alta velocità al sud, per la dorsale adriatica, per il ponte sullo stretto di Messina, per la gronda di Genova, per la pedemontana. Quindi fare, costruire. Anche perché quando ad aver bisogno furono le banche italiane, il Monte dei Paschi di Siena insegna, 20 miliardi si trovarono sull'Umbria. Si trovarono 20 miliardi per le banche, se ne devono trovare almeno il doppio per aiutare famiglie e imprese. Non è il momento di chiedere di poter aiutare gli italiani, è il momento di aiutare gli italiani, punto. I vincoli europei, le regole europee, le gabbie europee vengono dopo. In un momento straordinario vanno fatte cose straordinarie. E noi ci siamo. Grazie di cuore.